tutti! Ciao. Ciao, ciao! Benvenuti nuovamente in un nuovo episodio dedicato agli snack. Non facciamo altro che mangiare. Questa volta abbiamo trovato delle cose un po' strane che di nuovo non abbiamo mai assaggiato, quindi... Da cosa partiamo? Wine gum. Non penso abbiano veramente il vino, però è scritto veramente vino, wine. Mi sembra di che qualcuno mi abbia detto che è perché l'aroma, il retrogusto dovrebbe ricordare quello del vino. Esageriamo. Da italiani non so se una caramella gommosa si possa paragonare al vino. Tutti strani in inglese. Ah, wine gums. Fatto con coloranti naturali. Anche qui tutta la tabella nutrizionale. Praticamente sono fatti di zucchero. Sono giganteschi. Sono enormi, sono tre. Che odore. Però, che forti. Senti, non so se mi piace l'odore. Senti che sa di caramella alla frutta, ma veramente... Sì, molto forti. Versiamole qua dentro. Vedete che grandi che sono, per essere delle caramelle gommose. L'arancione. Io quella verde. C'è scritto. Cos'è? Il gigante. Il badile. Riempie abbastanza. No, è buona. Buona? Ma veramente gustosa. Non Cattica. So che gusto sia. È buono. Però è buono. Frutta forte. Io ho mangiato quella verde che c'è scritto Maracaibo. Maracaibo. Ho mangiato quella verde. Quella hai mangiato? Quella M verde. M sarà la Minards, che è la ditta che lo fa. Ma no, ma quella sono nomi del vino sopra. Ma dai. Burgundy. Io ho mangiato Porto, Minards, come la ditta delle caramelle stesse. Non c'è Gewurztraminer. Il Gewurztraminer era il mio vino preferito. Insieme al Falanghina, quindi... O un buon croatina, un buon... No, il Falanghina, un greco di tuffo. Oppure vuoi mettere il nostro bel buon fior d'arancio? Non ho sentito il vino in tutto questo. Wine gums, dov'è il vino? No, non c'è. Non c'è vino. Buone, fruttate, ma il vino non ci lo sento. Ci vuole il badile per castrare. Molto grandi. Ah, a proposito di cose gommose, abbiamo trovato le cose che si vedono tipicamente nei film, le gelatine. Non so se ve le siete mai mangiate, ma io le gelatine le avevo mangiate in ospedale, mi hanno dato da mangiare le gelatine. Mi hanno dato da mangiare le gelatine, quelle di questo colore qui. Ancora. Siamo stupidi, forti. Io all'ospedale mi aveva disgustato. Cos'è? Che gusto è questo? Di lemon cheesecake. Ma sa di custard. Ah sì. Crema al limone. Questa sarà proprio l'arancia da mandarino, come? Cioè, da ghiacciolo all'arancia. Ghiacciolo all'arancia, esatto. Ma sa di crema al limone. Tipo ah sì, è vero. Crema anche delle torte. Ah, le torte mi sono venute. Sì. Questa cos'è? Fragola. Fragola. No, questo sa da antibiotico. Quegli antibiotici che ti davano quando eri piccolo, che sapevano di sempre gola, di fragola artificiale. Questa però è veramente buona. Sì, ma questo mi piace. Sa di torta al limone, crema al limone. Questo mi si ricorda proprio lo sciroppo. Cucchiaio, assaggiamo. Cucchiaio. Ok, per ora solo dal... Tovaglioli. Possiamo procedere all'assaggio per uccidere le nostre papille gustative. Cioè, secondo te si può far vedere vicino? Si vede che trema tutto. Che schifo. Che schifezza, ragazzi. Ma secondo voi è commestibile senza... Ma sì, siamo sopravvissuti alle patatine, alle... Dicono che sono solo 10 calorie, ma non so 10 calorie di cosa, di gomma? Mi si è ingrassata la gamba. Ma devo dire che le gelatine non sono la cosa che mi entusiasma di più. No, ok. Il gusto è fresco, non saprei cosa dire onestamente, sto cercando le parole. Il gusto è fresco, l'aroma è di limone,
Questa è d'arancia. buona, questa ti piace secondo me. Scritto pesca, non dovrebbe Perché doveva sapere d'arancia? essere. Scusa, gira. Pesca, peach, qualcosa. Come fa? Pesca melba, tipo quella del. No, sa d'arancia quando la apri. Tè alla Tè alla pesca, pesca. di quei tè finti artificiali. Poveri, ce l'abbiamo con l'industria, insomma. Allora, se fossi a dieta, l'unica cosa che posso mangiarmi di dolce è una gelatina e non ci fosse nient'altro, forse potrei anche farmela andare bene, ma la sensazione che mi dà è quasi, non so, di nausea. Bisogna dire qualcosa, di qualcosa su queste gelatine. Ma guarda quanto te ne mangi! È buono? Sono curiosa di sentire. Beh, questa cosa non fa per me proprio. A me piace. A te piace? Sì, sono sa di fresco. È un misto tra il bere e il mangiare. Mettiamo questa fragola finta che sa d'antibiotico per bambini. Avete presente la consistenza di quando si beve l'uovo? Uguale. Qualcosa che mi fa nausea. Questa qua no, non mi piace. Questa sì. Quella Quella alla della pesca non è pesca male, ma a è me il buona. limone non è Il dispiaciuto. limone è un po' più gustoso forse rispetto a quella, ma. La fragola proprio no, Andiamo a vedere assolutamente. la fragola. Ho preso un bel cucchiaione così lo vedete. Blu, Blum, ancora nausea. blum. Sembra di bersi una medusa. Proviamo a bere qualcosa. Che cos'è? Anzi, Ribena. Rubena. Questa è una cosa molto popolare, una marca che si trova tanto anche in succhi da diluire, perché qui vanno molto i succhi da diluire. Questo gusto che da noi non si trova quasi mai, blackcurrant, è ribes nero. Ribena blackcurrant. Ha un cattivo odore. Scaduto? Scaduto, l'ho comprato ieri. Mio Dio, sembra sciroppo. Sembra la gelatina che ho appena mangiato. Liquida. Il vino che non c'era qui. È il vino che non c'era nelle caramelle, l'ho messo in qua. Non è male. No, È meglio strano. dell'odore? Sì, è buono secondo me. L'odore è acre. Bello odore, non. Però è buono in bocca. L'odore mi ricorda l'odore di More Marce sul sole. E non la tagliamo. Ogni volta io dico di tagliare, lui non taglia. L'odore mi ricorda. È dolcissima. Io È dolce, sì, secondo sento tanto lo zucchero. me non è male. Non sento molto altro. Sento una cosa dolce, fresca, ma il ribes, che è aspro, non lo sento tanto perlomeno. Siamo troppo sofistici. Questo è simpatico, questo mi piace tanto. Chocolate orange, quindi un'arancia di cioccolato. È curiosa questa scatolina, mi piace molto, vediamo com'è. Tanto la confezione si presenta bene, è molto graziosa, sembra quasi un regalo. Oh mio Dio! È graziosa, sembra veramente un'arancia. Mi viene in mente quando ho visto Kaki? No. l'arancia così, scritto orange, tutto piccolino, la San Pellegrino, Ah sì, l'aranciata beh, esagerata. la confezione è molto bella. Vogliono dare l'idea di un'arancia. L'arancia, sì, beh, ha fatto un bel Veramente lavoro. grazioso. Made with real orange oil. È fatta con vero olio d'arancia, olio essenziale d'arancia. Oh, tutto pieno di Tutto, tutto a spicchi! spicchi. Grazie. Senti che profumo di arancia! Wow! Ricreano veramente gli spicchi, non so se si vede. Il profumo è buonissimo. L'aspetto è molto invitante. Ma Caspita, che veramente buona. buono. Questa è buonissima, Questo mi piace tanto. Mi si sono accese le le papille. Questo è pericoloso perché è troppo buono. Magari assaggiamo questa bibita. Iron Brew. Ok, cosa significa? Significa che il nome è stato cambiato perché in origine era scritto per esteso Iron Brew. Però è stato fatto cambiare il nome. La ditta è una ditta scozzese che conserva la ricetta fino al 1901. Tra l'altro non solo il nome ma anche la ricetta è stata cambiata perché conteneva troppo zucchero.
e da quello che ne so è la bevanda gassata più venduta in Scozia. Dicono che sia la seconda bevanda nazionale dopo il whisky. Assaggiamo di cosa sa. Tra l'altro anche qui abbiamo preso la versione light per non avere zucchero, visto che non facciamo altro che assaggiare cose con lo zucchero. Sta di chinotta. No. Neanche. Il colore è molto carino. La bottiglia è un po' insolita, si presenta bene. L'odore non è che mi faccia ben sperare, però vedremo. Il colore sembra quello di un crodino. Esatto. È molto gassata. Wow! È buona, è buonissima! È gassata, ma non. Fresca. Sì, non ha quell'effetto sconvolgente della, per esempio, della Coca-Cola o della Fanta in bocca, è molto più morbida. A me piace tantissimo, è buonissima. Buone. Non riesco a paragonarla a niente che ho mai assaggiato prima. Il colore sembra un po' quello del crodino, però il gusto è tutta un'altra cosa. Eh sì. Beh, Cosa si può paragonarla per far capire? ricordi i fritti pazzi. Merce anni 80, 90. 90. Buona. Non riesco a paragonarla a niente che abbia mai assaggiato. Non è troppo dolce, non è troppo gassata, non sa di arancia, assolutamente. Penso sia tutto frutto di un colorante. E ci teniamo a sottolineare che è scozzese. La nostra bella tovaglia che è il green screen in Ah sì, realtà. ci siamo accorti di aver lasciato. Tra l'altro, tra le cose che ci mancano dell'Italia, le tovaglie, perché le abbiamo lasciate tutte in Italia. E questo ha un nome curioso, l'ho preso perché ha un nome stranissimo, Double Decker, come l'autobus, come gli autobus di Londra a due piani. Probabilmente perché si vedono due strati di cui è composta questa barretta. Io non posso, meno male. Oggi sto morendo. Mi è bruciato. Ironbrew. Voi vedete questo video, in realtà è il terzo che facciamo. Tutti assieme. No, dai, non dire così. Beh, la bella la confezione. La confezione è graziosa e Bellissima. simpatica. Arancio e viola assieme, bellissimi colori. Il nome è Double divertente. Decker. Come Andiamo l'autobus. a vedere. Si trova così. Sembra un Mars così quasi. Ah, esatto, la forma del Mars, andiamo a mangiarla. Che bel rumore che fa. Buona? Buona. Descrivi, descrivi, fammi annusare soprattutto. Sa da Mars. Ci sono i cereali dentro. Cereali, riso soffiato. Cioccolato e sembra la pasta del Mars quella lì. Morbidissima la parte sopra. Non è dura? No. È dura la parte sotto ed è croccante. Il cioccolato che lo ricopre è buono, è un cioccolato al latte ed è anche facile da masticare, che di solito questo tipo di merendine qui, tipi Lion, tipi Mars, così, Sono un po' sono dure. molto. Invece Spacca vedete, mascelle. non ho avuto alcuna difficoltà. Veramente leggera. Buonissimo il contrasto del riso soffiato, dei cereali. Ecco, e anche oggi ci siamo ingozzati di snack dolci. Sa che ci verrà il diabete, meglio che andiamo a fare una corsa. Quindi, riassumendo, cos'è che ti è piaciuto di più, Marco, di tutte queste cose? Allora, parto da qua perché ce l'ho più comodo. Iron Iron bro. Boh, almeno boh, ce lo dirà il nostro amico scozzese se è giusto. Questa è proprio Ci buona. scusiamo se la pronuncia non è adatta. Questa è veramente buona. Questa non è male, però sì, non lo trovo veramente speciale. Delle gelatine invece io direi anche no, perché non ne sento proprio questa Ma specialità. più A che parte altro, questa, sì, era la curiosità di vedere se si può fare uno snack leggero con solo 10 calorie e mangiare qualcosa di decente. Meglio evitare, non stare a dieta se si è a dieta. Double Decker assolutamente sì, promosso in pieno perché è veramente Cioè, da buono. 1 a 10 che voto? Io qua gli do tranquillamente un 8. Passiamo Questa è la al mia mitico, preferita. questo qua si becca un 10 secondo me. Particolare la confezione, ottimo il gusto La presentazione è e stupefacente. presentazione E eccezionale. le caramelline al vino che non Le c'è vino? caramelline al vino anche no. Non
mamme che non sono cattive, sono buone per quello, però non le trovo speciali, almeno dal mio punto di vista. I miei due prodotti preferiti di tutta questa tavola hanno lo stesso colore perché sono l'Arenbrot e l'arancia di cioccolato. Sono una più buona dell'altra. Veramente. 10. Tutti e due. Ottimo, questa è valsa la pena, mi è piaciuta un sacco. Ho sentito, lo so, i frizzipatti. Io te È l'avevo vero che sono detto. i frizzipatti. Tutti parti. Erano quelle bustine, sì, come diceva Marco, che andavano negli anni 80 e 90, che si scioglievano sulla lingua e poi diventavano. È vero, hai ragione, l'ho sentito Tutti parti. E adesso. l'anice, secondo me, c'è un po' di come Ma c'è un odore. motivo per cui la ricetta è segreta e la sanno solo tipo 3 persone al mondo. Hanno ragione a tenerla segreta perché è buonissima. Bene, grazie per essere stati con noi e averci guardato mangiare anche oggi. La prossima ricetta sarà salata, Spera. le prossime pietanze. Grazie mille ragazzi, Grazie. come sempre vi ricordo di lasciarci il like se vi piace questo video e di iscrivervi al canale e di seguirci su Instagram per avere tutte Anche perché poi alla fine della serie di questi video potrete vedere se abbiamo preso peso o no. Mangiando tutte queste in anteprima. Esatto. schifezze. Grazie per essere stati con noi. Ciao! Ciao! Un po' di gelatina. Scommetto che a te piace questa con la M. Marco!